che operavano là, ma era sempre lo stesso gruppo, cioè appartenevano sempre allo stesso gruppo, no? Che nella Russia si chiamano Teoi. Tra l'altro una cosa curiosa, che il termine Teoi, dice un docente di filologia classica e preside dell'Università di Salamanca, il professor Miguel de Unamuno, dice non era neanche un sostantivo, ma era un aggettivo che indicava una qualifica di quelli lì. E la radice è quella del verbo theaomai, che significa osservare. In greco antico il termine teoria significa gruppo di individui mandati ad osservare. E chi legge i racconti sumero-accadici sa quante volte c'è la figura dei vigilanti, cioè degli osservatori, dei guardiani. E quindi Theoi rimanda proprio a questo. Tra l'altro la radice indoeuropea, che è di e in sanscrito è diati, significa slanciarsi verso l'alto, volare. Cioè, quindi se mettiamo assieme oltretutto l'origine dei significati delle parole, ci rimandano ad un gruppo di individui che facevano da guardiani, da osservanti, controllavano e volavano. Adamo ed Eva. Scusi, c'è una domanda attinente a questo, sì. Una domanda attinente per questo che... Ok, sì, sì, sì. Con tutti questi Elohim che sono citati, come abbiamo visto, cosa dicono gli accademici, diciamo, quelli contro di lei che sostengono... Che sono, allora, che cosa sostengono? Come fanno a giustificare? Che questi qui sono le divinità pagane, gli idoli di pietra, che per allegorie, per metafora, vengono rappresentati in un certo modo, e questo è Dio vero. E poi sono io quello che ha fantasia. Ho capito, però... Grazie molto. Scusi, mi esce così. Ma lei ha detto tre perché, no? Tre perché, che bisogna essere proprio degli stupidi non farsi quelle domande dopo tutto il ragionamento che ha fatto lei. Quindi immagino che oltre a lei ce ne saranno 100.000 che sono fatti queste tre domande. Possono essere una fatta io che sono stupida, che voglio rimanere ignorante, stupida, voglio credere a queste cose, ma santa pazienza. Lei giustamente ha detto perché quelli là che guardano gli omini di pietra non si fanno due domande, non dicono perché quelli guardano, e viceversa. Possibile che sti accademici che sostengono questa teoria ancora oggi sono così babbi e stupidi da voler credere? Non sono babbi e stupidi, babbi impratissimi. Ti creda, banalissime. Tra la banalità del ragionamento che uno si fa seduto a scrivania e il raccontarlo nei libri e raccontarlo pubblicamente passa un abisso. Le garantisco che è duretta. Vabbè, però allora o siamo tutti scemi? No, non tutti scemi. Se uno ha costruito la sua carriera accademica su questa roba qui, non se la gioca, per non questo. Non se la gioca. La sostieni, la sostieni perché la gente non legge la Bibbia, la gente non si fa le domande, per questo la sostieni. Ed è per questo che, non so se qualcuno di voi segue un po' le mie vicende in rete, sa che cosa mi succede. Ecco. Ecco, succede anche nella fisica, nella medicina, nella psicologia, non è solo nella... Cioè io parlo della mia situazione, la capisco, cioè non è che mi lamento, però è evidente questo fatto qui, è evidentissimo questo fatto qui, perché questo è veramente il ragionamento degli ignoranti che sono arrivati alla settima fetta. Cioè la spiegazione della prima fetta, dico tenetevele per voi, non mi, spiegatemi la settima. Non la prima fetta, io non la voglio più la prima fetta. Spiegatemi il fatto che è polenta, perché questa è polenta. Buonissima, poi la mangio volentieri perché è polenta, affascinante, ma è polenta. Scusi, posso dire una cosa invece? Io ho solo un magistero in scienze religiose, quindi non è tanto. Però i teologi, i professori, hanno sempre sostenuto quello che ha detto. Bene. Non come si dice? Esattamente come l'ha detto lei, ma sanno benissimo che tanto non possono non saperlo. Punto, dico. Quindi chi studia un po' sa che ci sono tanti errori nella Bibbia. Poi un'altra cosa volevo sapere, se nel Nuovo Testamento, se del Nuovo Testamento ha fatto lo stesso. Prossimamente.
Allora, il Nuovo Testamento. No, se è il pensiero che nel Nuovo Testamento ci sia esattamente la stessa cosa. Allora. E poi perché ha scelto il Vecchio Testamento? Sì, visto che. Allora, il Nuovo Testamento. Per me dal greco me lo sono tradotto una quindicina di volte. Ma nel Nuovo Testamento il problema non è quello delle traduzioni, è quello del che cosa hanno inventato quando l'hanno scritto, quindi è diverso. Perché qui non è che ci sia una. Cioè qui hanno scritto delle cose talmente chiare che non avevano bisogno di inventare, no? Invece nel Nuovo Testamento hanno costruito. Allora, siccome il Nuovo Testamento ha formalmente come radice l'Antico Testamento, allora io ho una convinzione che se si capisce bene 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 l'Antico Testamento, si capisce bene 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 che cosa hanno inventato nel Nuovo Testamento. Se adesso parliamo di Adamo ed Eva, se capiamo che il concetto del peccato originale nell'Antico Testamento non c'è, ci chiediamo, non Paolo che dice per colpa di un uomo il peccato e la morte è entrata nella, e quindi grazie a un altro uomo, ma se non è vero, perché il peccato originale non c'è, era necessario che un El, non diciamo Dio perché Cristo lo chiamava El, che un El mandasse suo figlio a farsi massacrare per liberare l'umanità da una macchia che non c'è? Allora, se capiamo bene 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 uno, capiamo bene 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 l'altro. Ci sono delle persone appunto che continuano a chiedere quando è che parlerà del Nuovo Testamento. E ci sono anche appunto chi mi scrive: ah no, ma perché adesso ormai l'Antico Testamento abbiamo capito che cos'è, no? Invece Gesù. Allora, quando io sento fare questo ragionamento, l'Antico Testamento abbiamo capito cos'è, invece Gesù, dico no, non l'abbiamo ancora capito. Perché il passaggio dovrebbe essere: abbiamo capito che cos'è l'Antico Testamento, quindi anche Gesù. Sì, è vero. E i miracoli, quelli che fanno ancora oggi, che sono? Ah, ma i miracoli li fanno anche quelli che spiumano le galline, eh? Oh, beh. Li faceva anche Asclepio o Esculapio, come si vuole chiamare, nel Tempio di Epidauro, esattamente uguale. Li faceva anche Apollonio di Diana. Faceva esattamente le stesse cose che faceva, cioè gli erano attribuite le stesse cose che sono attribuite a Gesù. Però non vorrei parlare di Nuovo Testamento perché significherebbe entrare in meccanismi. No, esatto. L'idea comunque è questa qui. Dopo ci va la scorta. Dopo ci va la scorta. No, vorrei vivere, anche se ho già ricevuto, come sapete. Beh, l'estate scorsa Olga ho cominciato alle 8 di sera, ho finito alle 6 del mattino. E alle 6 e mezza avevo il check-in, per cui sono andato in hotel, ho preso il trolley che era chiuso, non l'ho neanche aperto, e sono tornato a casa. Allora, questa è una cosa che mi ha fatto notare un appartenente alla comunità ebraica di Roma, che fa parte di un gruppo di studi ebraici, con la quale interloquisco e ci scambiamo un sacco di informazioni. E lui dice che, insomma, dai loro studi viene fuori che in realtà Mosè, quando è uscito dall'Egitto, quindi aveva dietro quello che era la popolazione ufficiale, diciamo quella che formalmente degli ebrei, dico formalmente perché, ma dice che probabilmente si è portato dietro dei suoi, nel senso che Mosè con ogni probabilità, anzi quasi certamente, era un egiziano, anche se poi la Bibbia ha cercato di trasformarlo in appartenente al gruppo, ma in realtà con ogni probabilità era un egiziano. Se noi leggiamo i Targumim, cioè la Bibbia scritta in aramaico, lì non ci sono dubbi. Per la Bibbia scritta in aramaico, Mosè era un egiziano. Quando nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto che Mosè era un figlio degli Ivrim, nei Targumim c'è scritto che Mosè era un figlio degli Yahudè, che era una classe sacerdotale, una casta sacerdotale che lavorava per i faraoni. Quindi Mosè era appartenente a quella casta lì. Tra l'altro nel Targumim, mentre noi nella Bibbia dei Masoreti abbiamo la scritta Yahweh, nei Targumim il nome Yahweh è rappresentato da due Yod. Cioè, per i Masoreti è così. Yod He Vav He, per i Targumim è così, e viene letto Ai.
e viene interpretato come il nome di un generale egiziano. E quello che in ebraico viene scritto come Adonai, che è il termine che usano per sostituire Yahweh, perché sapete che gli ebrei non possono pronunciare il nome di Yahweh, secondo i Targumim, studiati peraltro da degli ebrei di famiglia rabbinica, Adonai non significa o Adoni, non significa signore mio, ma significa signore ai. Quindi secondo i Targumim, se fossero veri i Targumim, la storia è completamente diversa da quella dei Masoreti. Ora non chiedete a me se hanno ragione i Targumim o i Masoreti, non mi interessa. Io faccio finta che abbiano ragione i Masoreti perché ci viene detto che quella è la Bibbia ispirata da Dio. Ma ci sono altre Bibbie che raccontano cose totalmente diverse. Ognuno si scelga la sua. Cioè nel mondo ebraico, per esempio, il Talmud, soprattutto quello babilonese, è considerato più vero della Bibbia. Talmud è letteratura ebraica extrabiblica. E potrebbero anche aver ragione, perché il Talmud è un libro scritto da uomini, la Bibbia è un libro scritto da uomini, ognuno si scelga il suo e ognuno si sceglie il suo. Allora, mi scrive questa persona della comunità ebraica dicendo che appunto Mosè si è portato dietro con onore e libertà i suoi egiziani perché gli servivano strategicamente, perché sapeva che con quelli lì, gli altri, non avrebbe potuto andare alla conquista militare di un certo territorio e quindi si è portato dietro le schiere sue. Nella vicenda del vitello d'oro, sapete, Mosè sulla montagna, quelli sotto si ribellano e dicono ad Aronne: facci degli Elohim. E anche qui c'è di nuovo il verbo al plurale, vai al cu, e cammineranno davanti a noi. Aronne, che è il sommo sacerdote che si dovrebbe ribellare, invece dice subito: va benissimo, ok, datemi loro che facciamo gli Elohim. Yahweh si rende conto di che cosa accade e quindi Yahweh disse a Mosè: va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito. Il tuo, non il mio. Cioè quelli che tu hai voluto portare fuori stanno facendo casino e stanno pervertendo anche il mio. E gli chiede un permesso e gli dice: lasciami fare. La mia ira si accende contro di loro e li divora, mentre degli altri farò una grande nazione. Cioè gli dice: senti, i tuoi stanno facendo casino, sono i tuoi, quindi ti chiedo il permesso di ucciderli. Dio, a Mosè. Perché quelli non erano di Yahweh, quelli erano di Mosè. Questo me lo fa notare, ebrei. Mi scusi, non ho capito un passaggio, probabilmente anche altri, immagino. Mosè ha portato questi egiziani, cioè che quindi hanno combattuto insieme. Ah, ecco. Poi lui ovviamente tenta di farli diventare un unico popolo, tant'è che dopo mi fanno notare questi ebrei, dice: ma perché Yahweh la tua ira si accende con il popolo che hai fatto uscire con grande potenza dall'Egitto? Perché gli egiziani dovrebbero dire: ci hai fatti uscire con malizia per poi ucciderli sui monti? Cioè perché...